Quando già aveva accoltellato la compagna e si trovava sotto casa dell'altra donna in attesa che tornasse dal lavoro, si mise a guardare i risultati delle partite di calcio, in particolare Atalanta-Inter. Nell'aula del Tribunale di Milano, durante il processo per l'omicidio di Giulia Tramontano, la testimonianza di Alessandro Impagnatiello doveva essere il fulcro della giornata. Il momento più scioccante è stato invece quando il comandante della squadra omicidi dei Carabinieri di Milano, Giulio Buttarelli, ha esposto i risultati delle analisi sui telefoni e gli altri dispositivi della coppia. Buttarelli ha svelato che l'assassino aveva trovato il tempo per guardare le sintesi di una partita di calcio dopo aver ucciso Giulia e Tiago. Come ha potuto compiere un gesto così insensato? Per rispondere a questa domanda, dobbiamo esaminare le parole pronunciate dall'assassino stesso in aula, esattamente un anno dopo il terribile delitto. Ha iniziato a raccontare l'omicidio. Giulia entra e mi ignora. Io mi muovo, vado verso la cucina, vedo che c'era questo coltello con cui stava tagliando delle verdure. Mentre era china in soggiorno per prendere un cerotto da un cassetto in basso di un mobile, in quanto si era tagliata, mi metto immobile alle spalle in attesa che si rialzi per tornare in cucina. L'ho colpita all'altezza del collo, ma non so quanti colpi. Lei si è voltata. Non c'è stata occasione per Giulia per difendersi. Completamente attonito dallo stato di follia, illogicità e pazzia totale, cercai di far sparire il corpo di Giulia. L'ho trascinato nella vasca da bagno e ho provato a dargli fuoco con dei prodotti di pulizia infiammabili. Follia, illogicità e pazzia. L'uomo ha tentato di giustificarsi ripetendo il gesto più volte. Già all'inizio della sua testimonianza aveva affermato: «La persona che ero in quel periodo non è quella di oggi. Questo processo mi sta aiutando a mettere a posto dei punti che avevo sparsi, dei tasselli confusi. Ora posso parlare della reale verità. Oggi sono una persona lucida. Nella mia testa, dopo il delitto, si è creata una spaccatura tale che non capivo nulla. Giravo per casa, sono uscito, vagavo attorno all'abitazione, fumavo cannabis, cercavo di mangiare, ma non sono riuscito, mi sono fatto una doccia». Alessandro Impagnatiello è accusato di omicidio volontario aggravato da premeditazione, crudeltà, futili motivi e rapporto di convivenza, con rischio di ergastolo. Forse sta cercando di ottenere una pena più mite? È doveroso riconoscere che ha risposto a tutte le domande, cercando di spiegare cosa lo abbia spinto al delitto. Ha ammesso di aver tessuto una rete di bugie, finendo per crederci. Alla fine ha nuovamente parlato di stato confusionale. Ecco le sue parole. «Avevo costruito un castello di bugie in cui io stesso sono annegato. Continuavo a portare avanti questa doppia e questa finta realtà nella mia testa. Quando mi annunciò di essere incinta per me, iniziò un'altalena confusionale». Ha confessato, infine, un particolare sconvolgente che ancora non era emerso. Prima di abbandonare il cadavere di Giulia Tramontano dietro a quella fila di box dove poi fu ritrovato, sono andato a pranzo da mia madre in auto, e in auto c'era il cadavere di Giulia. Ha ammesso anche di aver somministrato veleno per topi alla vittima, ma non per fare del male a lei, ma per procurarle un aborto e uccidere Tiago. Durante l'udienza precedente abbiamo assistito a un'altra testimonianza sconvolgente, quella del colonnello Cristian Marchetti, responsabile della sezione Carabinieri Indagini Scientifiche. Ecco cosa ha dichiarato. Il pavimento del salotto dell'appartamento durante gli accertamenti con il luminol si è acceso per parecchi minuti per via di una copiosa presenza di sangue che nemmeno un'accurata pulizia è riuscita a cancellare. Si è illuminato quasi a giorno. Gli accertamenti condotti sul divano e sul tappeto, invece, hanno fornito esiti negativi, ma il motivo è davvero sorprendente, lo ha comunicato l'esperto. Al momento del brutale assassinio, a mio avviso, il tappeto era stato tolto, perché sotto abbiamo rilevato macchie di sangue, mentre è probabile che il divano fosse stato coperto con un telo mai ritrovato. Alessandro Impagnatiello aveva previsto il delitto?